pensato di sviluppare la vicenda dell'obelisco. Acqua alle funi in piazza San Pietro. No, troppo aulico. La intitolerò Acqua alle corde. L'idea di partire da qui per poi fare un grande tour. Avete già pensato quali potrebbero essere, non so, i teatri disponibili? Senti, come ti chiami? Angelo Santini. Ecco, allora, Angelo Santini, ascolta una cosa. Bisogna che mettiamo i piedini ben per terra. Chi se ne frega, chi se ne frega. Cioè, questi stanno improvvisando. In un baleno, però sono bravi, bisogna ammetterlo. Di una strega. Speriamo bene. Lo spettacolo qui a Montalto, io. Chi ci viene qui a Montalto? Poi tutto questo impegno per nulla. Vedi di fargli cambiare idea, subito. Se non la cambiano? Te la vedrai da solo con loro. Il contratto l'hai firmato tu. Massimo, cosa dici? Chi mi ridà i soldi per pagarli? Mi dispiace, Angelo, io non riesco a giustificarla questa spesa. Avresti dovuto farmi leggere il contratto, t'avrei detto lascia perdere. Mi dispiace. No, Don Raimondo, no. Congratulazioni, hai affidato la parte del Papa a un animale. Don Raimondo, cortesemente, non ci si metta anche lei. No, no, io mi ci metto, cara mia, mi ci metto. E come se non mi ci metto? Tu gli fai fare la parte? Penso che sia la volta buona di mandarlo a fanculo. Sì, anche questo, tutti a fanculo. Sa cosa le dico? Che la interpreta sin troppo bene la parte del tiranno. Ma quale tiranno? Quale tiranno? Ma imparati la storia. Io non ce la faccio a leggere. Tu non sei credibile dal punto di vista storico. E non sei credibile neanche dal punto di vista della tua religione. Ah! Perché la sua invece è credibile, eh? Lei l'hai mai avuta? A cosa crede lei? Crede a un perseguitato senza sandali e mantello che non sa dove posare il capo? Oh. O a un altro che costruisce monumenti e cattedrali? Oh, eh? Deve scegliere, guarda. Perché le due cose non sono compatibili. Ma non sono compatibili, tu la devi finire di partire. Lei ha già scelto, lei, no. Lei ha scelto di esibire le lunghe vesti in cattedrale come un sovrano nel suo castello. Ma finiscila, non ti fare vedere più in chiesa. Lei parla della chiesa come mura di un castello, del quale lei è l'assoluto padrone, per questo è disposto a difendere ogni contraddizione. Ed è per questo che le dico che il mio povero Sisto è sin troppo buono. È solo un povero stronzo lui. È solo un povero stronzo. Ehi, Santini. Stai giocando col fuoco, eh? Sono sempre stato un giocherellone. Sei teso, amore? Un po'. Dai, che è arrivato l'ultimo giorno. E poi è andata meglio del previsto, no? Sì. Alzati! Verme strisciante lurido. No, no, no. Cosa cazzo hai intenzione di fare? Non è nel testo. Sali sopra la sedia. Dove sei? Con questa. E voilà. Adesso urli a tutti la tua parte. Quale parte? Diamine, che memoria corta. Doveva urlare, sono uno sfigatissimo povero stronzo. E quando avrei dovuto urlarlo? Lo aveva giurato qualora il marinaio avesse finalmente urlato acqua alle corde. Prego, santità, a te la parola. Sono uno sfigatissimo povero stronzo. Sono uno sfigatissimo povero stronzo. Dai, sei uno sfigatissimo povero stronzo? Se non la reciti come si deve. Forza, metti fuori tutta la tua bravura. Sono uno sfigatissimo povero stronzo. Più forte! Sono uno sfigatissimo povero stronzo! Vostro onore, senza una querela di parte, chiedo il proscioglimento. Sei giovane, bella, libera da impegni. Sogni da sempre di fare teatro e sei preparatissima. Un vero talento sprecato qui. E tu allora? Io ho una famiglia qui. Passando giù non ti ha sparato, avrei voluto morire con te.